DaVinci Resolve, applicare un filtro sidechain per abbassare il tappeto sonoro in automatico. La cosa che state sentendo in questo momento nelle vostre cuffie o nei vostri speaker guardando questo video. Sentite ora un tappeto che è molto molto basso, se ora sto zitto, ecco che si rialza il volume. Questo è il funzionamento del sidechain che io ho applicato in OBS Studio. Noi andremo ad applicarlo in DaVinci Resolve, un video editor molto molto famoso, molto noto, sicuramente il più utilizzato anche in campo cinematografico, ricco di funzionalità, molto molto però complicato devo dire, e ovviamente ci va a richiedere un sacco di risorse al nostro PC. Ma io voglio farvi vedere una cosa che è molto semplice e soprattutto è molto molto utile, perché molto spesso noi vogliamo inserire un tappeto nei nostri video. Andiamo ad inserirlo, molto bene, però in certi casi quando magari parliamo piano ecco che il tappeto sovrasta la nostra voce. Ora provo a simulare questa cosa anche con il filtro sidechain all'interno di OBS Studio, che è il software che sta registrando questo video. Provo un attimino da OBS, cercando anche se riusciamo di rompere tutto, di disabilitare il compressore. Ecco che ora si sente il tappeto al volume massimo. Ora voi immagino che non stiate sentendo la mia voce, oppure che la stiate sentendo molto molto piano. Ecco che ora con il sidechain voi sentite la mia voce molto molto meglio, perché se io sto zitto, ecco che la musica si alza. Se invece io parlo, si abbassa e lascia che la mia voce venga sentita e ascoltata e capita ovviamente da voi, pubblico. Questo è il funzionamento del filtro, davvero molto molto carino. Una volta si faceva ovviamente a manina con lo slider del mixer, ora si fa tutto automaticamente, e vediamo come si fa in DaVinci Resolve. Andiamo sul nostro editor video preferito, di cui non c'è ancora una guida completa, ma vi prometto che arriverà. Non so fra quanto tempo, ma vi dico che arriverà. Per fare questo esperimento abbiamo una clip che ho registrato, utile per avere una traccia audio con la mia voce. Abbiamo poi il nostro tappeto sonoro e abbiamo la timeline, che sarebbe questa qui. Ora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a inserire il nostro tappeto sonoro in un'altra traccia audio. Lo prendiamo, lo trasciniamo ed ecco che ora abbiamo anche il nostro tappeto, ma proviamo a riprodurre. Ora, in questo caso c'è anche il tappeto di mezzo, quindi andiamo a toglierlo. Ok, ora voi non sentite più la mia musichetta in sottofondo, poi la rimetteremo. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, sto parlando, dico delle cose. Sentite come in realtà non si sente niente della mia voce, perché il tappeto sovrasta tutto. Ora andiamo ad applicare il filtro del sidechain. Possiamo andare ora anche a riabilitare questo tappeto, perché mi dà fastidio parlare senza un sottofondo. Non so perché, ma mi piace sempre inserire una musichetta sotto la mia voce, perché fa un po' anche da accompagnamento. Ecco, una cosa che faccio io di solito è andare a abbassare il volume ad un livello per il quale i picchi del nostro tappeto non vadano a distorcere l'audio, non vadano a clippare. Nel caso di questo tappeto, che è anche il tappeto che state sentendo in questo momento nelle vostre casse o cuffie, vado ad abbassarlo a meno 20 decibel, un valore più o meno che va bene per quasi tutti i tappeti, a meno che non sia magari un tappeto di urlo tipo "Aaah!", oppure che non sia un tappeto che parla pianissimo come in questa maniera. Ok, quindi meno 20 decibel può andare benissimo. Ora andiamo ad applicare la compressione, e qui si apre un mondo, lo so. È una cosa molto molto complicata, quindi dovete sapere già come funziona la compressione. Se non sapete come funziona, vi rimando a un bellissimo video del mio amico Andrea Ciraolo, che vi ha parlato in 55 minuti di compressione. Ecco, quello è un video molto molto bello, molto ben fatto devo dire, quindi vi rimando al suo video. Davvero Andrea fa dei tutorial bellissimi, quindi se vi interessa andate a guardare quel video per imparare la compressione. Molto semplice, andiamo in Fairlight, che sarebbe il software di editing audio di DaVinci Resolve. Chiudiamo gli effetti perché non ci servono. Andiamo innanzitutto ad applicare una compressione al nostro audio, al nostro tappeto. Guardate, ve lo faccio vedere meglio. Cosa ho fatto? Molto semplicemente, visto che
Il nostro audio si trova nella traccia numero 2, vedete audio 2. Io in A2 vado a fare un doppio clic all'interno di questa zona e ora mi si è aperto in questo caso nell'altro schermo la finestra di DaVinci per i vari effetti audio. In particolare dobbiamo andare ad abilitare compressor. Andiamo ad applicare la nostra compressione. Nel mio caso io ho già dei valori specifici che sono quelli che vado ad inserire in questo momento. 35.0. Questi sono dei valori che utilizzo già io di default per i miei video. 2.9 a 1. Ovviamente dovete giocarci voi, quindi andate ad impostare i vostri valori per la compressione. Hold quanto era? Non me lo ricordo mai. Fatemi dare un'occhiata. Ovviamente mi sono salvato lo screenshot. Eccolo lì. 1326.257, molto bene. 1326.257. 1326, eccolo qua. È 2.57. Molto bene, ce l'abbiamo fatta. 2.44, 2.57, ok. E ora, attenzione, in sidechain dobbiamo dirgli listen, ovvero ascolta il sidechain che ti arriva da un'altra traccia. Molta attenzione a quello che sto per dirvi. Listen, in questa maniera stiamo armando, tra virgolette, come si dice in gergo, il sidechain di questa traccia. Gli stiamo dicendo ascolta il valore che ti arriva da altre parti. Quindi ora chiudiamo questo pannello. In audio 1, che è la traccia contenente il nostro microfono, doppio clic ancora una volta in questa zona, si apre ancora una volta l'interfaccia e che cosa andiamo a dirgli? Compressor, attiviamo il compressore, disattiviamo la compressione semplicemente andando a impostare il valore di attivazione a 0, così che la linea sia dritta normalmente, e gli diciamo attenzione sidechain send, invia. In questa maniera noi gli stiamo dicendo nella traccia numero 1, quella che contiene il mio microfono, prendi il sidechain e mandalo verso le altre tracce. Nella traccia numero 2, quella che contiene il tappeto sonoro, gli stiamo dicendo invece ascolta i valori di sidechain che ti arrivano dalle altre tracce. Questo giochetto serve sostanzialmente a passarsi il valore da una traccia all'altra. È la stessa identica cosa che possiamo fare anche con il nostro OBS Studio nei filtri. Guardate, per esempio, tappeto, filtri, compressore, tutte le varie impostazioni, fonte per sidechain, microfono. Qui magari è un po' più semplice, invece qui dobbiamo per forza avere il send e listen. Ma in OBS è la stessa identica procedura, semplicemente gli stiamo dicendo ascolta il sidechain da un'altra traccia. In OBS la stiamo ascoltando dal microfono, qui in DaVinci la stiamo ascoltando dal microfono semplicemente con il tasto listen. Quindi qui siamo nell'audio 1 e abbiamo send, invece nell'audio 2 abbiamo listen. Torniamo ora nel tab edit e ascoltiamo ciò che abbiamo creato alla fine. Quindi andiamo a disabilitare ancora una volta il tappeto sonoro, molto bene, così sentite. Mi sa che dovrò impostare un sidechain anche per il tappeto, anche per l'audio del desktop, sentite. 1, 2, 3 prova, sto parlando, dico delle cose, poi ci applicherò il sidechain. Stiamo un attimo zitti. Ecco che... Ora, non so se lo state sentendo, ma io... Nel frattempo sto parlando e stando in silenzio, così la musica si alza e si abbassa. Rifacciamolo sentire da capo col volume leggermente più alto. 1, 2, 3 prova, sto parlando, dico delle cose, poi ci applicherò il sidechain. Stiamo un attimo zitti. Ecco che la musica... Eccolo qui, sale, sentite? Si comincia a parlare, la musica... Zitto! Sentite? Sentite come in quel momento in cui io sono stato in silenzio la musica si è rialzata, perché io gli ho detto guarda che quando sto zitto per più di tot secondi ti rialzi e vai a quel valore. Quindi davvero molto molto semplice e molto molto carina anche come funzionalità,
è la stessa identica cosa che state sentendo voi per questo tappeto, ve lo ripeto ancora una volta. Io sto zitto e sentite come il tappeto si alza. Ora parlo e il tappeto si abbassa. Questa qua è la compressione di OBS Studio, quella che abbiamo visto invece in Da Vinci è la compressione di Da Vinci, è il sidechain di Da Vinci. Fairlight è davvero un software vero e proprio per l'editing audio, ricco di funzionalità, ci permette di fare un sacco di cose, tra cui anche appunto il sidechain oppure ducking, come lo volete chiamare. Dopo aver fatto tutte le nostre modifiche, molto semplicemente andiamo nel tab Deliver e andiamo a esportare il nostro file video. Molto molto semplice. Molto interessante questo metodo per andare a gestire il volume del nostro tappeto in automatico senza doverlo fare manualmente. È lo stesso metodo che ho applicato per esempio nel corso su FFmpeg che avete visto in Premiere qualche giorno fa. Ora non so quando uscirà questo video, ma insomma qualche settimana fa avete potuto sentire questo corso. Avete potuto sentire, vabbè, andrà bene, con il volume dell'audio che si alzava e si abbassava. Ecco, il corso era editato con DaVinci Resolve ed era stato applicato il sidechain o ducking con DaVinci Resolve, quindi ho utilizzato proprio quel metodo. Io vi ricordo che potete iscrivervi al canale Telegram per avere link, contenuti extra e risorse esclusive, @ Tutorial Express. Potete iscrivervi a questo canale con la campanella per non perdervi i prossimi video e tra l'altro potete anche iscrivervi al canale Twitch dove in questo momento, in questo preciso istante, io sono in diretta perché questo contenuto, il video che avete appena finito di seguire, è stato registrato in diretta su Twitch, cioè in questo momento ci sono delle persone in live che mi stanno scrivendo in chat e io colpevolmente non sto leggendo i loro messaggi, altrimenti non riuscirei a parlarvi e ad illustrarvi questo metodo, insomma. E infine trovate anche la newsletter a txpressyt.substack.com, anzi forse passerà su MailChimp, insomma in caso controllate il link qui sotto in descrizione. Detto questo, io vi ringrazio per la visione, vi mando un abbraccio e ci vediamo ad un prossimo video. A presto!